Allora, io parto da un grandissimo presupposto, perché tipo quando te vai al Franchi e bene o male la porti a casa, a maggior ragione se nell'arco di un'intera partita tu non combini un cazzo, cioè io godo, ma godo tanto, nel senso non è che godo poco. Il Franchi fa proprio qua parte di quella partita dove che, come ho detto nel video, quello di stamattina, se non sbaglio, tipo quella di Coppa Italia con l'autogol di Venuti, dove tu non hai combinato una sega per tutta la partita e magari al 95esimo se la vanno a buttare dentro loro, godi. È inevitabile che godi, soprattutto perché sei consapevole di quanto e di soprattutto come sentano loro questa partita qui. Quindi, se nonostante tutto, giocando ancor peggio del peggio, in un qualche modo, gliela butti nel culo, è inevitabile godere. È inevitabile godere, soprattutto se magari in questa determinata circostanza è il Don Fabio da Pinerolo a sbloccare la partita e soprattutto a sbloccarsi lui, che quindi mi auguro che il gol di oggi possa essere proprio uno sblocco mentale per il ragazzo che ha sempre dimostrato di avere tante qualità, tante capacità, solo che magari era proprio quella freddezza sottoporta che gli mancava un pochino di più. Nel momento in cui magari ti va a decidere un Fiorentina-Juventus, si spera che da questo punto di vista possa solo che andare migliorando la sua condizione, il suo rapporto con il gol, anche perché quest'anno. Magari l'anno scorso c'era Rabiot che te l'ha buttata dentro 10 volte ed era uno dei capocannonieri della squadra. In questo momento almeno i centrocampisti non è che stiano dando un contributo esagerato. Speriamo che invece Miretti possa iniziare a dare il suo di contributo perché c'è effettivamente necessità. Poi è anche inspiegabile una roba, obiettivamente, perché vuoi o non vuoi. Non la vincono neanche se non giochiamo. Uno dice, boh, la Juve gioca, la Juve ti domina, la Juve ti giganteggia, la portano a casa, che cosa vuoi dire? Beh, nonostante per noi sia la partita della vita, sia l'evento dell'anno, magari ti umiliano su tutti i fronti. No, neanche quello, neanche, ma neanche da dire che non ti ha umiliato. La Juventus non ha proprio giocato. A che minuto è arrivato il gol di mio decimo minuto, i restanti 80, anzi, pardon, più 8 di recupero, 88, era una Juventus che non ha giocato, o quantomeno è stato un giochino molto semplice, attacco contro difesa, dove nonostante tutto ci siamo stati più pericolosi noi con il colpo di testa di Cambiaso che la Fiorentina in tutto il resto della partita. Un'esagerazione, questa ovviamente un'esagerazione, anche perché Wojciech Szczęsny oggi è stato decisivo in un paio di circostanze, tra il tiro di Nico Gonzalez, la punizione di Biraghi, che ha fatto una bella scimulata e l'arbitro ci è pienamente cascato, dando un giallo a Rabiot che salterà la partita contro il Cagliari, ma meglio quella contro il Cagliari che quella dopo, indubbiamente vedendo quella che è la situazione a centrocampo, con il Cagliari forse un qualcosa puoi comunque arrabattare in un ipotetico derby d'Italia sarebbe sicuramente più difficile. Però al di là di tutto, adesso noi l'abbiamo buttata nello scherzo, nel godimento, che per l'amor di Dio, senza ombra di dubbio, lo ribadisco, da tifoso c'è, da tifoso quando vai a vincere un Fiorentina-Juventus il godimento c'è, quando c'è una Juventus a meno 2 dal primo posto, nonostante che la prima sia decisamente superiore di te, fa piacere, è bello avere la consapevolezza di essere comunque lì. Se sappiamo che la Juventus è a 7 punti dal quinto posto con l'obiettivo prefissato dalla Champions League, dopo 11 giornate questi sotto 7 punti è sicuramente del fieno in cascina, che tra averlo e non averlo è sicuramente meglio averlo, non neghiamocelo. Però concedetemi anche di dire che come a me tutte queste cose possano far piacere e magari una vittoria di questo genere possa alimentare lo sfottò un po' più del normale, è avvilente. Una roba di questo genere è avvilente, perché è vero, per carità, il fine giustifica i mezzi. E anche oggi, vuoi o non vuoi, direttamente o indirettamente, Massimiliano Allegri ha ragione, che dopo aver fatto gol dopo 10 minuti, col suo modo di intendere di approcciare la partita per come evidentemente l'ha anche preparata, non dico che non hai subito niente, perché hai subito, è normale. Però probabilmente era un qualcosa che
Ti aspettavi inevitabilmente, perché la Fiorentina comunque le qualità offensive le ha e i giocatori in grado di essere pericolosi li ha, o con azioni, o con colpi individuali, o con calci da fermo, li sappiamo benissimo che li ha, tra Bonaventura, Nico Gonzalez, comunque Biraghi da calcio da fermo, la spizzata che ti può dare il Beltrano o l'Nzola della situazione, Sottila d'arma in corso che se entra su un gatti moribondo. A livello di velocità, il difensore juventino può entrare tranquillamente in difficoltà, però evidentemente tutto quanto era non programmato, perché sicuramente non era programmato, non sono cose che puoi programmare, però con la consapevolezza di poterle gestire. Quindi si può dare anche tutta la ragione del mondo a Massimiliano Allegri, perché se ti dice: oh, comunque io ho vinto a San Siro, ho vinto a Firenze, ho vinto contro la Lazio, ho pareggiato a Bergamo. I quattro big match di questa stagione ho portato a casa 10 punti con tre trasferte su 4, per l'amor di Dio. Però sono sincero, ragazzi, comunque ribadisco, è avvilente vedere una Juventus che dopo 10 minuti smette completamente di attaccare, se non qualche ripartenza che potrebbe in un qualche modo concretizzarsi, ma alla fine della fiera non si concretizza mai, quindi via, di nuovo tutti nella nostra tre quarti, tutti a fare in densità all'interno della nostra area, che così se arriva il cross viene respinto, se c'è il tiro da fuori area per forza di cosa viene murato, passa in mezzo, cioè dovrebbe passare in mezzo a 17 giocatori, viene murato, che per l'amor di Dio può essere un fine, cioè può essere un mezzo che giustificato dal fine, perché poi ti ritrovi al 95esimo a dire: ups, abbiamo vinto a Firenze 1-0 contro la Fiorentina, cosa che in campionato non capitava dal 2018, sentivo che dicevano, quindi sicuramente un risultato che mancava anche da un bel pezzettino e che mi fa godere. Io da tifoso sono comunque un tifoso abbastanza semplice, godo. Allo stesso tempo, a livello visivo, mi piacerebbe vedere una partita anche impostata in un modo un pochettino differente, perché vuoi o non vuoi, piaccia o non piaccia, come direbbe qualcuno, sei la Juventus. E vedere una Juventus che dopo 10 minuti che va in vantaggio sta arroccata dietro per i restanti 88, incluso recupero, insomma, un pochino la martellata nei maroni te la fa venire. O più che altro, una certa ti fa anche pensare: oh, comunque se lo prendi al culo, nel culo all'ultimo minuto, tutto sommato ti potrebbe stare anche proprio bene. Ma per fortuna questo non è il caso, non è il caso anche perché loro, poverini, non ce la fanno. Giochiamo e non vincono, non giochiamo e non vincono lo stesso. Sto giro non si possono neanche appellare a particolari quesiti arbitrali, perché letteralmente il nulla condito col niente. È vero che spesso e volentieri sono bravi ad andarseli completamente ad inventare, però mi dispiace e speriamo la prenda bene il commissone du Bronx, anche perché, voglio dire, ha particolarmente caricato la partita, ma cosa ci dobbiamo fare? Purtroppo c'è un qualcosa non sa da fare, non sa da fare, ecco, c'è veramente molto poco da dire e probabilmente ci vediamo domani, anche se il materiale umano mi sa che sarà veramente molto poco, ma io comunque godo. Detto questo, vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!